buonasera a tutti stiamo vivendo il cammino verso l'ordinazione sacerdotale di don Luca un giovane della nostra comunità e anche di don Andrea che da tre anni svolge il suo servizio dentro la nostra parrocchia e stiamo vivendo un po' questo cammino incontrando dei sacerdoti legati alla nostra comunità che portano la loro testimonianza, non solo, ma ci raccontano anche di figure sacerdotali che hanno toccato eh, la loro vita. Ecco, lo facciamo qui dallo studio di Radio Lemine, il sogno era quello, eh, come per gli incontri precedenti, di farlo eh, in una stanza dell'oratorio insieme con la gente, ma la situazione nella quale ci troviamo, ecco, eh, non permette tutto questo. Tuttavia, ecco, eh, siamo sicuri che eh, c'è l'affetto che continua ancora a circondare eh, Doneglio che è qui questa sera. In questi mesi abbiamo incontrato diverse figure eh, di sacerdoti. Eh, dentro il contesto di Don Bosco abbiamo incontrato Don Fausto Resmini, abbiamo incontrato Don Chino Pezzoli, abbiamo visto il film eh, di Don Pino Puglisi. E poi eh, questi incontri si sono aperti eh, con la presenza di Don Dante, già nostro parroco, che eh, ha raccontato di Don Andrea Santoro, questo sacerdote eh, assassinato, ucciso a Trebisonda in, in Turchia, che era stato compagno di studi a Roma, appunto, di Don Dante. Poi eh, il diacono Don Andrea Borgonzoni. Ci ha raccontato del beato Luigi Palazzolo, una figura di sacerdote eh, che eh, ha abitato e ha iniziato il suo ministero proprio nella comunità di Sant'Alessandro in Colonna, la parrocchia di, di Don Andrea. Una figura che è tanto cara anche alla nostra parrocchia perché fino a qualche anno fa eh, le suore del beato Palazzolo hanno svolto il loro servizio per noi. E non poche ragazze della nostra comunità sono diventate suore eh, delle poverelle. E poi, non ultimo, il fatto che il Papa ha firmato il decreto perché il Beato Parazzolo venga canonizzato, venga riconosciuto santo. Poi eh, è stato con noi anche Don Luca Ceresoli, l'ultimo curato dell'oratorio di almeno San Bartolomeo. Ultimo eh, in questo periodo, eh, la speranza è l'ultimo a morire, e lui ci ha raccontato della figura del sacerdote e del vescovo eh, Don Tonino Bello. Questa sera Don Elio, che è sacerdote dal 1988 e per dieci anni è stato eh, nella nostra comunità, adesso è a Torre dei Roveri. Qualcuno dice ancora, e noi promettiamo obbedienza e dentro quello che chiede il vescovo riconosciamo la volontà del Signore. Ecco, Don Elio porterà la sua testimonianza di un sacerdote che tutti voi avete conosciuto, Don Gianmaria Carrara, perché quando si diventa preti si viene a far parte del presbiterio. Eh, si, ci si trova una famiglia eh, con dei fratelli e certi fratelli che per esperienza, per saggezza e per santità sono anche padri e sono anche di guida per chi come prete muove, muove un po' i primi passi. Ecco, sono molto contento che tu sia qui, don Elio, e ascoltiamo con gioia e con la tua testimonianza su don Gianmaria. comunità di Almenno San Bartolomeo. Ringrazio il parroco Don Giulivo per questa opportunità che mi è stata offerta, un'opportunità di condividere con questa comunità di Almenno un evento di grazia, quale l'ordinazione sacerdotale di Don Luca, Don Andrea, e anche ovviamente gli altri due compagni che insieme a maggio diventeranno sacerdoti. L'ordinazione sacerdotale è un grande evento di grazia per la comunità, un evento di grazia perché aiuta a riscoprire la grandezza della figura del sacerdote, di quei sacerdoti di cui oggi purtroppo c'è una profonda carenza. La comunità di Almeno San Bartolomeo, voi lo sapete meglio di me senz'altro, ha visto l'ultima ordinazione sacerdotale circa 40 anni fa con padre Giancarlo Mazzoleni, ma come sacerdote diocesano bisogna risalire al 1965, quando venne ordinato Don Salvi, Don Luigi Salvi, quindi sono passati ben. 55 anni dall'ultimo sacerdote diocesano che la comunità di Almenno ha generato nella fede. E quindi eh, questa occasione è importante per riscoprire eh, le testimonianze, le figure del sacerdote nella comunità come pastore, come servo, come guida, come maestro, di cui eh, si fa oggi, si fa oggi eh, il grande impegno di essere, di essere così capace di testimoniare questa figura. Don Giulivo ha detto che in queste, in queste occasioni si è un po' incontrato, conosciuto la figura del prete nella sua figura più varia, non solo come curato, come parroco, ma eh, Beato Palazzolo, eh, Don Pino Puglisi, le altre figure che avete incontrato in queste sere vogliono un po' presentare le varie sfaccettature che è il volto del prete oggi nella comunità. Non è solo il curato, né è solo il parroco, ma è preti mettendosi a servizio della Chiesa di Dio, del suo popolo, attraverso una missione tutta particolare. In questa figura particolare vogliamo questa sera eh, recuperare un po' la figura di un pastore di questa comunità. Per 28 anni Don Giammaria Carrara ha accompagnato il cammino di fede di questa comunità di Almenno. È una figura che per molti è nota, quindi sono cose per molti già scontate di quello che dirò. È un modo per rivivere un po' quello che Don Giammaria è stato e ha fatto per la comunità, ma in modo particolare per me che l'ho incontrato e conosciuto da giovane curato. Sappiamo che Don Giammaria nasce a Serini nel 1922, viene ordinato sacerdote nel 1947 e in quell'anno il gruppo dei sacerdoti erano 47. Lui raccontava sempre che il vescovo Bernareggi davanti a questa innumerevole e abbondante di sacerdoti giovani non sapeva dove collocarli. Allora uno di questi sacerdoti giovani verrà destinato in una parrocchia dell'alta Val Brembana, e quando arriva nella parrocchia di questo paese della Val Brembana, il parroco, eh, come lo conosce, lo incontra. Dopo poco tempo, lo rispedisce dal vescovo a Bergamo perché in quei tempi eh, non c'era il benessere di oggi della chiesa anche, e quindi il parroco eh, aveva già fatica lui a campare. E quindi ecco che questo prete giovane viene rispedito dal vescovo, al vescovo a Bergamo. Don Giammaria invece viene destinato a Palazzago, poi verrà destinato a San Pellegrino Terme e poi a Valtorta, a Valnegra, nella collaborazione anche del collegio che c'era a Valnegra. Ad almeno arriva a 47 anni. 1969, 47 anni in età diciamo ancora giovane, un'età giovane che è chiamato ad affrontare situazioni molto delicate. Qui nel 1969 deve affrontare vicissitudini, soprattutto allora che creavano scalpore. Gian Maria, con delicatezza, con fermezza, sa affrontare queste situazioni. E prenderà in mano la situazione della parrocchia, dell'oratorio, che sappiamo che erano gli anni un po' bollenti per la gioventù, il famoso 68, 69, 70, gli anni delle contestazioni studentesche e quindi Don Giammaria, ricco della sua esperienza anche maturata nel collegio di Val Valnecra, ecco che prende in mano anche la situazione dell'oratorio ma soprattutto anche del rinnovamento conciliare. Sacerdoti formati secondo il concilio di Trento, la messa in latino, l'altare rivolto verso, verso il crocifisso e tanti altri modi di celebrare, di fare il prete. Ecco, Don Giammaria si sa adeguare molto bene a questa novità che il concilio ha portato. Gianmaria l'abbiamo conosciuto all'apparenza con un carattere un po' brusco, ma nello stesso tempo è anche dinamico, ancora giovanile, sportivo, organizza i primi campeggi in montagna con i ragazzi, con i giovani di allora, che ne ricordano con nostalgia quei belle, quelle belle esperienze vissute. Don Giammaria sì, un grande, un grande pastore un grande pastore che ha amato profondamente questa comunità di Almenno una delle sue grandi preoccupazioni però riguardava la realtà religiosa del quartiere delle Cascine un quartiere con un'unica struttura di riferimento a quell'epoca c'erano possiamo dire due oratori e due asili come sono anche adesso i due asili, ma nell'asilo vecchio eh, il venerdì pomeriggio lo sediviva a chiesa, in cui si celebrava la messa al venerdì alle quattro e mezzo e poi ovviamente al sabato alle quattro e mezzo la messa prefestiva. Per dieci anni ho sempre celebrato così sempre io la messa prefestiva del sabato e lì si può parlare di un vero ammassamento di persone, lì si sì c'era l'ammassamento di persone perché in questa saletta c'era proprio un grande afflusso di gente che coinvolgeva in questo spazio trasformato in chiesa occasionale, da quello che era poi la funzione di asilo durante i cinque giorni della settimana. Una preoccupazione quella di dare anche alla realtà cascina un punto di riferimento religioso. E allora ecco costruire una chiesa, una chiesa per favorire la, il culto incontro, il ritrovo per la gente del quartiere. Ma per costruire una chiesa, come per costruire un oratorio, ci vogliono delle risorse e sappiamo che non sempre eh, i preti, le risorse cadono dal cielo. E allora ecco che si dà da fare, che intuisce, intuisce di vendere la famosa villa Cattaneo, la villa dell'amicizia, che era un'eredità avuta dalla parrocchia. E con il ricavato di quella vendita progettare e poi costruire la nuova chiesa alle Cascine. E diceva: a chi le dedicheremo questa chiesa? In Longa, Madonna della Neve, in Albenza, Madonna degli Angeli, a Berlino, Maria Bambina, a Canova, San Giuseppe. E allora, pensando così alla devozione che la gente di Cascine aveva, soprattutto nel mese di maggio, in cui nelle famiglie allora ci si trovava a fare il rosario in varie case coordinati dalla signora Valeria. Allora dice Don Giammaria, bene, visto che c'è questa devozione mariana profonda a Cascine, dedichiamo la chiesa alla visitazione di Maria a Santa Elisabetta, che è l'ultimo giorno del mese di maggio. Religiosità di Don Giammaria. Il mio prodo qui è dal Menno, San Bartolomeo, avverrà nel 1988, a settembre. Arrivo come giovane curato. Giovane curato quindi senza grandi esperienze di oratorio. E Don Giammaria, quando mm, ci incontriamo, quando arrivo qui lui aveva già 66 anni. Ma fin dal primo giorno mi ha dato la totale fiducia. Sono arrivato un sabato mattina verso le 10, mi ricordo ancora, di settembre e questo sabato mattina si doveva celebrare un matrimonio. Gli sposi avevano invitato un loro parente per questa funzione, ma purtroppo eh, un paio di ore prima della funzione questo parente sacerdote ha disdetto l'impegno. E come arrivo, incontrando Don Giammaria, mi disse guarda, eh, c'è questo matrimonio lo devi fare tu. Eh, oddio, sono rimasto un po', un po sconvolto, ti cioè, ho mai fatto matrimonio in vita mia, eppure lui con tutta, con tutta decisione mi dice no vai in chiesa, prendi lì il libro, ma non conosco gli sposi, non, so, non conosco neanche la chiesa, è la prima volta che entravi in questa chiesa. Ma lui con tanta decisione dice no, no, devi fare il prete e comincia a fare il prete subito senza tanti sì, senza tanti ma. E allora... Eh, Subito mi ha dato questa piena fiducia nel celebrare addirittura questo primo matrimonio della mia vita da sacerdote. Da qui un cammino durato, durato dieci anni all'insegna della fraternità sacerdotale. Sappiamo che il nuovo modello di Chiesa, il nuovo modello di diocesi, il Vescovo Francesco l'ha strutturato da due anni a questa parte sulla formazione delle CET, comunità ecclesiali territoriali e delle fraternità presbiterali. Fraternità presbiterale sì, è una, una, una bella idea, ma almeno da noi, nella realtà nostra di eh, seriate scanzo, eh, non sembra vissuta questa teoria, questa idea della fraternità sacerdotale, perché ognuno purtroppo pensa un po' alla sua parrocchia ancora, si è ancora un po' così chiusi nel proprio, nella propria realtà parrocchiale. Ognuno fa un po' la sua autonomia. Pensiamo ad esempio in questi giorni c'è qualche parroco che ad esempio fa la messa con la chiesa aperta, con i fedeli. C'è qualcun altro che non fa la messa, qualcun altro. Ecco, in modo di vivere un po' ehm, ognuno secondo, secondo il proprio, il proprio stile. Ma di fraternità sacerdotale in fondo c'è poco, almeno nel nostro, nel nostro, nella nostra realtà. Con Don Giamaria posso dire di aver sperimentato la fraternità sacerdotale, sì, perché eh, ogni giorno ci si incontrava a pranzo, si condivideva il pranzo in casa sua e poi le eventuali problematiche della parrocchia se discuteva a parte in studio, in modo riservato, discreto. Da lui ho ricevuto profonda stima, perché arrivando con tutta la timidezza di un giovane curato, in cui non conosceva neanche dove fosse almeno San Bartolomeo, da lui la profonda stima, ma anche la totale fiducia. La totale fiducia nella missione che stavo intraprendendo. Mai ha fatto opposizioni sulla vita e la realtà dell'oratorio. Potremmo dire, mi ha dato carta bianca anche nell'attività del cinema, delle varie scelte pastorali, dei modi così di impostare, di impostare la catechesi stessa. Quando sono arrivato i primi mesi la catechesi era la domenica pomeriggio, alle due ci si trovava in chiesa, la preghiera, la benedizione, e poi si andava all'oratorio per il catechismo. Per i primi mesi abbiamo fatto così, poi ho detto a don Giammaria guardi che però abbiamo tanta, tanti ragazzi al catechismo, la domenica alle due, ma ci sono pochi ragazzi al mattino alla messa. E allora gli ho suggerito se però noi eh, unissimo le due cose, i due momenti, il catechismo al mattino e poi la messa alle dieci e mezzo, avremmo, avremmo eh, senz'altro più partecipazione. Nei primi tempi si è mosso... Si è senti, ehm, ha dubitato un po' di questa proposta e poi mi ha detto, Va bene, sperimentiamo per qualche mese, sperimentiamo per qualche mese e poi vedremo i frutti. E di fatti, come ha visto questa possibilità, ne è rimasto entusiasta e non ha più trattato neanche per niente di ritornare sui passi precedenti, quindi il catechismo e la messa insieme. Mai ha fatto opposizioni sulle proposte, sulla realtà, sulla vita dell'oratorio. Mi ha dato carta libera. In oratorio sentivo i miei compagni di messa nei primi anni che con il loro parroci avevano a volte delle difficoltà, delle problematiche, perché interferivano sulla vita dell'oratorio. Don Giammaria mai mi chiedeva come va in oratorio, tutto bene, niente, mai fatto opposizioni sull'oratorio e tantomeno anche nella parrocchia di Albenza, di cui lui era legale rappresentante, però mi dava totale fiducia fare le varie scelte pastorali della parrocchia, ma anche così strutturali. Ah, A Don Luca, Don Andrea, ai compagni che riceveranno l'ordinazione il prossimo mese di maggio, allora auguro di iniziare il loro ministero sentendosi accolti, amati guidati, sostenuti da parroci come Don Giammaria. Parroci che sanno eh, dare fiducia ai giovani preti, che sanno accompagnarli nell'inesperienza della vita di oratorio, sanno accompagnarli e, e sanno così sostenerli nelle inevitabili difficoltà e incomprensioni che troveranno senz'altro. Trent'anni fa, quando sono stato ordinato sacerdote, 33 anni fa ormai 32 anni fa i curati di prima nomina venivano mandati in oratori di parrocchie con 3-4000 abitanti. Almeno aveva 3200 abitanti, ma anche tutti gli altri miei compagni più o meno erano destinati a parrocchie di questa entità. Le parrocchie grosse erano curati di seconda nomina. Oggi purtroppo questa figura è venuta meno perché i giovani che saranno ordinati adesso avranno responsabilità molto più ampie. Sappiamo che il curato ormai viene destinato in parrocchie di 7-8 mila abitanti. Parrocchie impegnative soprattutto perché eh, oltre ai campi molto vasti di apostolate, di missioni in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai giovani, oltre a questi campi molto vasti di operosità alla quale sono chiamati, vivranno anche in una società molto più complessa. La società di oggi è molto più complessa. Molto più complessa a partire proprio anche dal rapporto con le famiglie, rapporto con le famiglie, con i giovani, che sappiamo che tante volte anche vivono una certa indifferenza ai valori cristiani e quindi a questi giovani. <coughs> A questi giovani preti che iniziano la loro missione a settembre ovviamente la nostra vicinanza e il nostro affetto perché veramente sappiano sempre essere sostenuti dalla forza dello Spirito Santo e soprattutto dall'affetto e dalla vicinanza delle comunità nelle quali saranno inserite. Ovviamente occorre che noi andiamo incontro alla comunità. Andare incontro alla comunità vuol dire rimboccarsi le maniche e, e incontrare i ragazzi, incontrare i giovani, incontrarli e condividere con loro il cammino di fede della vita cristiana, di cui oggi si fa tanta fatica. Ma questa è la nostra missione, questo è il senso del nostro essere preti, giovani, meno giovani, curati, parroci o secondo le tante vocazioni che nella Chiesa vivono i sacerdoti di oggi ma sempre tutto orientato al bene del popolo di Dio per condurli sulla via della salvezza. È bellissimo, Doniglio, tra le tante cose che hai detto, il fatto della fiducia che Don Maria ti ha dato. Però mi sembra anche di dire che quando qualcuno si fida di te, eh, c'è anche la risposta di fiducia. Anche tu ti sei fidato molto di lui. Sì, ovviamente eh, partendo da un'esperienza eh, un zero, nel senso, eh, se esci, dal seminario, esci dal seminario e... L'oratorio lo vedevi così come, come fruitore si può dire fino all'epoca lì, perché anche se si faceva eh, esperienza nell'oratorio, l'oratorio di Vertua, io ho fatto in quinta teologia e a Valverde prima, seconda, terza teologia. È un conto fare l'esperienza da seminarista e un conto libero da responsabile dell'oratorio, da direttore dell'oratorio. E quindi arrivi lì, almeno nel caso del mio carattere così, piuttosto. Eh, piuttosto così eh, timido inesperto e quindi ovviamente eh, ti fidi di colui che ti dice guarda che devi far questo far questo e far questo e ovviamente eh, almeno a quei tempi forse magari oggi eh, i similisti di oggi sono un po, più, un po' più evoluti magari dal punto di vista così anche del, del dialogo ma almeno ai tempi miei mi ricordo che eh, Don Giammaria, quello che diceva beh, devi seguire i giovani, seguire i ragazzi devi così e, e abbiamo intrapreso questo cammino che ho vissuto veramente, veramente con molta nostalgia questi anni qui di almeno San Bartolomeo. Infatti il ricordo è sempre vivo dell'esperienza dell fatta qui eh, con i ragazzi, con i campeggi e i bagni d'ardesio, con l'esperienza del CRE, con tutti i vari momenti che sono la vita e il tessuto di un giovane curato, come penso sia per tutti i giovani curati di questo mondo che vogliono fare il curato ovviamente. In questo periodo stiamo ascoltando la storia di tanti sacerdoti e della loro vocazione. Don Elio, vuoi regalarci magari, l'hai già fatto per il passato, la storia un po' della tua vocazione, come è nata? Beh, la mia vocazione penso che qualche volta l'ho già raccontata eh, qui a... Adalmenno ed ho vocazione innanzitutto adulta, come si usava a dire, vocazione tardiva, adulta, adulta perché eh, non ho fatto il percorso del seminario delle medie e del liceo. Si è partiti, partiti più tardi le tre medie a Vertova e poi si è iniziato con l'esperienza dell'azione cattolica in oratorio e poi dell'esperienza dell'oratorio. Dell il lavoro in fabbrica perché ovviamente eh, i miei genitori dicevano se o vai a studiare oppure vai a lavorare ma la voglia di studiare a quei tempi non c'era tanto quindi eh, ho dovuto per forza adattarmi alla vita eh, lavorativa vita lavorativa che si alternava poi anche alla vita ricreativa dell'oratorio e poi l'esperienza del servizio militare a vent'anni poi il curato di allora don Santino Baratelli che era curato dell'oratorio di Vertova, eh, insieme a un altro mio compagno, il Don Mauro, eh, eh, ci ha così eh, avviati alle scuole, alle scuole magistrali serali, a secco suardo a Bergamo, dicendo ma cominciate a fare le scuole serali, poi si vedrà eventualmente, però se non si comincia a pensare seriamente alla vita come vocazione, se non si comincia a pensare, eh, a, visto che avevamo le capacità così di vivere in oratorio, e questo curato di allora di Vertova eh, fece il possibile per iscriverci alla, alla se, non al Secco Suardo, alla magistrale conoscere da Bergamo, il Serale, e abbiamo fatto eh, due bienni, prima e se, seconda magistrale insieme, e poi terza e quarta magistrale insieme, con l'esame poi al Secco Suardo della maturità. È stata una grande impresa ripensare oggi a queste, a queste esperienze vissute, perché anche lì si parte a fare le scuole serali dopo 6-7 anni in cui hai messo da parte i libri e quindi recuperare e partire con il francese, con la matematica, con il latino si era fatto nelle medie allora e con ripartire è stata una grande, una grande sfida per cui il curato di allora ci ha sempre sostenuti tutti e due, ci ha sempre sostenuti e incoraggiati soprattutto. E abbiamo visto anche nella figura del curato, una possibile scelta di vita e poi con la preghiera, con la riflessione, con gli incontri vocazionali in seminario eh, ho scoperto che la possibilità di vivere la vita come vocazione poteva essere percorsa Seguendo questa strada del seminario, E lì abbiamo fatto il preteologico un anno di preteologico, e poi i cinque anni di teologia che abbiamo così attraverso la preghiera, la riflessione, la meditazione e la vicinanza dei, dei sacerdoti del seminario, ecco, ci hanno formato, ci hanno formato per essere, per essere sacerdoti, sacerdoti nella chiesa di Bergamo, quindi ecco, la vocazione adulta perché sono diventato prete a 28 anni, i miei compagni ne avevano 24, quindi abbiamo vissuto l'esperienza così ci sentivamo vecchi noi perché avevamo 3-4 anni più di loro, eh, però ecco, eh, oggi eh, c'è un divario ancora più notevole mi sembra nei preti di oggi perché, perché come in tutte le scelte della vita si tende sempre a rimandare, a rimandare, a rimandare, così nel matrimonio. L'età media di 35 anni 40, così nella vita sacerdotale eh, si rimanda sempre più perché si fa fatica a leggere la vita come vocazione, come donazione. E quindi ecco, è stata così anche la mia esperienza di eh, giovane seminarista, e poi eh, di giovane prete qui ad Almeno San Bartolomeo. Sì, oggi <coughs> a 24 anni non più nessuno diventa prete. Non solo, ma dire che uno diventa prete a 28 si dice che è ancora giovane. Questo per dire un po' come sono cambiati i tempi, le situazioni e come la formazione oggi è anche più complessa, ma perché anche il contesto è diventato più complesso. Ecco. Però così eh, se un giovane eh, ti chiedesse, certamente qualcuno te l'ha chiesto, se ancora oggi vale la pena essere prete bello, e se è bello fare il prete. Dicelo. Ma penso che, eh, come ogni vocazione, ha le sue fatiche, ha le sue gioie. Ma eh, penso che, come esperienza mia di sacerdote, posso essere contento di quello che ho vissuto, di quello che vivo oggi, e qui ad almeno ho fatto dieci anni di, di, di curato, ma nello stesso tempo avevo anche un po' di autorità di parroco dell'Albenza, quindi curato e parroco nello stesso tempo quindi ho vissuto già in partenza questa doppia figura in cui sapevo, ero giovane allora, sapevo coordinare i vari momenti e a Torre dei Roveri anche lì ho percorso, ho ripreso in mano un po' questa dimensione di parroco e di curato. Certo più parroco e nello stesso tempo anche curato a pieno titolo, perché sappiamo che un paese di 2500 abitanti non può permettersi di avere il curato e quindi vent'anni anni fa ero più giovane. Si faceva il CRE, i campeggi, le uscite, si andava a Roma, si andava ad Assisi con i giovani. Adesso ormai a 60 anni si fa un po' più fatica, si fa un po' più fatica a vivere questa esperienza anche del CRE che si è fatto fino all'anno scorso, ovviamente, il CRE e seguire gli adolescenti perché sappiamo che il mondo è anche molto molto mutato, nel senso che gli adolescenti oggi hanno tutto un altro dinamismo e quindi anche entrare in contatto, in dialogo con gli adolescenti oggi è molto più faticoso, anche se ti stimano don da che, don di là, don in su, don in giù, per quello sei stimato, fin dai bambini dell'asilo, perché avendo la scuola materna parrocchiale sei lì tutti i giorni, quindi i bambini di tre anni sanno chi è il doneglio, sa cosa fa il doneglio, quella della chiesa, delle campane, eccetera, eccetera. Poi i bambini l'asilo vengono in oratorio a fare il carnevale, a fare le varie uscite perché c'è il campo libero al mattino, c'è il piazzale al mattino, poi gli dai la caramella del bar, quindi sei eh, riconosciuto e anche gratificato nello stesso tempo, quindi ecco, penso di essere contento di questa mia missione che sto vivendo, di fatti a Torre del Rove mi trovo benissimo e, e quindi ecco. Ringrazio, ringrazio il vescovo che mi ha detto in quella parrocchia lì, che adesso doveva andarci 22 anni fa. A dire il vero, perché era una parrocchia un po' trascurata e abbandonata. E quindi, quando il vescovo mi mandò lì eh, ad agosto del 98, mi disse: Vai, vai da Torre Roberi, punto e basta. Punto e basta. E ho obbedito appiccicamente a quello che il vescovo mi disse, senza sapere dove andavo. E quindi, ecco, oggi si continua con serenità. Questa, questa missione doppia che dico parroco e nello stesso tempo fai anche il curato perché facevo quello che facevo qui ad Almenno come curato e però nello stesso tempo hai in mano anche la responsabilità di parroco con tutte le incombenze soprattutto oggi burocratiche avendo anche come dico l'asilo parrocchiale di cui sei, ne sei responsabile a tutti gli effetti di coordinamento e di gestione e di accoglienza delle famiglie perché lì nell'asilo incontri tutte le famiglie le viste al battesimo e dopo tre anni li rincontri, tutte le famiglie perché vengono all'asilo e quindi eh, si a questo dialogo, questa, questa conoscenza. Questa conoscenza insomma, ecco. Quindi, sono contento di essere prete, di essere in questa comunità ero contento anche qui. Ad Almeno, difatti, quando sono andato via, c'è stato molto rammarico al momento. Dopo, ovviamente, il Don Dante mi disse: Su, su, vai, vai, che è ora che cambi paese. Il Don Dante mi incoraggiò. Don Gianmarini ci rimase molto più amareggiato perché si sentiva, si sentiva un po' abbandonato, un po' orfano di, di un suo figlioccio, però beh, siamo contenti del vissuto. insomma. Bisogna dire che è ancora vivo il ricordo della tua presenza qui al Menno e se così possiamo dire la tua presenza è identificata con l'epoca dell'oro, adesso siamo all'epoca del del bronzo della terra. No, ma c'è proprio un bel ricordo, un bel ricordo, pieno di riconoscenza, ecco. Per cui, grazie. Per andare verso la conclusione, eh, tornando a Don Gianmaria. Don Gianmaria ha fatto il suo ingresso qui al a almeno San Bartolomeo il 19 marzo del 1969, 51 anni fa quasi. E in quell'occasione era stato preparato un numero speciale eh, per il suo ingresso e lui aveva scritto un articolo e così eh, mi piace riprendere eh, alcuni passi di questo articolo perché mi sembra molto bello e anche molto attuale eh, sia eh, sull'anno che stiamo vivendo ma sia anche su come lui vedeva eh, la figura del sacerdote così scriveva Don Gianmaria prima di arrivare qui a San Bartolomeo. Miei carissimi parrocchiani, dopo alcuni sporadici contatti con i reverendi curati, con i signori fabbricieri, con la giunta dell'Azione Cattolica, con la giunta amministrativa e con alcuni altri pochi parrocchiani per discutere problemi la cui soluzione non poteva essere differita, o a semplice titolo di reciproca conoscenza e deferenza, mi accingo ora a prendere possesso della parrocchia. Animato da vivissimo desiderio di costituirmi, per grazia del Signore, idoneo strumento di autentico bene cristiano per ciascuno di voi e le vostre rispettive famiglie. Da quale altro motivo può essere stimolato un sacerdote? se non da quello che lo deve muovere alla salvezza delle anime. Il sacerdote non s'appartiene. Onestamente, con tale coscienza, pur nei limiti della mia povera e difettosa persona, sto per iniziare la mia nuova attività pastorale. Innanzitutto, vedo la mia vita sacerdotale come un servizio di amore a Dio. Vi posso assicurare che ho accettato questo oneroso compito non certo per prestigio personale o per comodo, ma per l'unica ragione che dà senso alla vita, specie a quella di un sacerdote. La gloria di Dio, vita che altrimenti sarebbe fortemente mortificata. La vita del cristiano, quindi, ancor più quella del sacerdote, si deve configurare a quella di Cristo, il quale affermò esplicitamente che venne nel mondo non per cercare la sua gloria, ma quella del Padre Celeste. Chiedetemi di essere sacerdote, soprattutto sacerdote secondo la volontà divina. Ho colto alcuni giorni fa l'espressione di uno dei miei parrocchiani, un uomo umile e semplice, ma pieno di tanta fede, espressione che mi è stata oltremodo gradita. Prego perché il Signore ci mandi un buon sacerdote. Desidererei che fosse la fede e il desiderio di ogni mio parrocchiano, perché un sacerdote in cura d'anime ha bisogno della grazia di Dio per sé e per i propri fedeli. Con estrema fiducia nell'aiuto divino e non nelle mie limitate risorse personali intendo operare in mezzo a voi per il vostro stesso bene a gloria di Dio. Poi scrive ancora, il sacerdote inoltre deve prestare un servizio di amore alla Chiesa di Cristo. E dovere del sacerdote che presiede una comunità parrocchiale sensibilizzare la coscienza dei suoi fedeli, oltre che in ordine ai problemi che rientrano nell'ambito della propria piccola comunità, anche in ordine agli interessi diocesani ed ancora a quelli più colossali e impegnativi di tutta la Chiesa. Il sacerdote serve la Chiesa quando porta i suoi parrocchiani a credere nella Chiesa. E a servire la Chiesa così come è stata istituita da Cristo e come è emersa dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Tante volte, nel suo articolo, Don Gian Maria, cita il Concilio Vaticano II. Il sacerdote serve Dio e ama la sua Chiesa, donandosi interamente in un servizio di amore alla parrocchia. Alla quale il Signore, per vie soltanto a lui conosciute, l'ha condotto. Ed è col filo d'oro della carità che vorrò tessere tutta la mia attività pastorale, a servizio della parrocchia che la Sua provvidenza mi ha affidato. E termina così. L'articolo è molto più lungo e ricchissimo per chi ha, avrà l'occasione di magari ritrovarlo in fondo a qualche cassetto di casa. Termina così. Chiedo ora la vostra carità, la carità della vostra comprensione che mi incoraggi a lavorare instancabilmente per il vostro bene, la carità della vostra collaborazione, alla quale tutti invito in spirito di umiltà, di discrezione e di unione fraterna. La carità della vostra preghiera, perché l'aiuto divino fecondi la mia fatica posta a vostro servizio. Il Signore sia sempre con noi. Vostro Don Gianmaria Carrara.